Ciao a tutti, bentornati sul canale. Ciao! Ciao Graffio, guarda qua che bello, un pacchetto che è appena arrivato dall'Inghilterra. Secondo te cosa c'è dentro? Macchine! Allora, adesso lo apriamo in diretta, eh? Però prima di aprirlo volevo ricordarvi una cosa. Iscrivetevi sul canale e suonate la campanellina. E? Perché ogni settimana pubblichiamo un video nuovo. Quindi vi aspettiamo, eh? Ecco qua, allora, questo... Qua l'ho comprato su eBay, c'era un utente inglese che vendeva delle macchinine d'epoca, quelle che a me piacciono, sai, le Matchbox. E aveva due modelli che cercavo da tempo e questo signore qua secondo me si è sbagliato perché l'ha messi a un prezzo veramente ridicolo. E a parte quello c'era anche uno sconto di 5 euro, un buono sconto di 5 euro da parte di eBay, no? Quindi mettendo lo sconto e mettendo il prezzo, diciamo, misero, ne ho approfittato. E così vediamo un attimino. Ma non mi ricordo neanche più, però so che ci sono due modelli che cercavo, di cui uno abbastanza prezioso, che ho visto che costano... Scommetto siano 5. In giro costano un sacco di soldi quel modello lì, adesso non so in che condizioni è, però dovrebbero essere tutte macchinine della Matchbox, Lesney, degli anni 60, 70, cioè più 70 a dire la verità, 70-80, eh? Vediamo un po'? Vediamo. Ecco qua il pacchetto, guarda com'è bello imbottito. Quante sono? Due? No, sono sciolte, quindi diciamo senza scatoletta. Però ce n'è un po', vedi? Una, due, tre, 4 e 5 modelli, addirittura 5, non me lo ricordavo. Pensavo solo 4, ho sparato a casa. Anch'io, io pensavo non mi ricordavo 4. Questa cos'è? Allora, beh, questa diciamo non è che ho comprato. Non l'ho comprata di certo per questa qua, eh. Però è bella perché è un modellino degli anni. Guarda, questo qua è del 72. Questo è del 72, però è originale, vedi? Sono le Made in Inghilterra, tra Lesney Production. Della Matchbox Super Fast, questo si chiama Scopa. Boh, non posso riuscire a leggere. Scopa Copia. Scopa Copia. Sì, un modello un po' particolare questo qua. Beh. Allora, questo qua si chiama. Adesso poi lo vediamo bene nel catalogo. Però ti piace questo modello? Un po' particolare. Adesso poi, quando noi li prendiamo così usati, li laviamo bene, disinfettiamo perché. Perché logicamente sono un po' zozzi, poi anche per questioni di igiene. Quindi questa è una, poi guarda, cammina anche bene, cammina, Ma cosa fa a fare dietro? Questo è un motore, con gli scarichi. Vedi, è una macchina fantasy, no? Come sedili? Sì, davanti sembra una macchina che c'era, esisteva. E poi diventa un camion. Sai che sembrano anche le biciclette che li portano sul molo, magari. No, vabbè. Qua ci sta il pilota, e qua guarda, c'è un divanetto. Vabbè, dai, è una macchina un po' particolare, però non l'ho presa per quello. Poi vediamo cos'altro c'è. Questa, qua. Anche questa non è che l'ho presa per questo qua, ecco. Però è un modello anche questo, particolare, guarda, la puliamo tutta. Beh. Volendo si può anche rigenerare questa qua, eh. No, ci sta bene. Ci sta bene? Questa qua è del 1969, pensa, una Ford Gruppo 6, e anche questo fatta in Inghilterra, proprio da Lesney, super fast, quindi prova, guarda come cammina bene. Minziosa. Quelli della Majorette devo un po' imparare a farle così, le macchinine, cosa marca dici? Marca sono? Marca sono? Queste Matchbox, super fast. Sono quelle fatte in Inghilterra, che sono fatte bene. Cioè, vedi, tutta di metallo, e senti come pesa? Eh beh, va anche bene. Eh sì, cammina anche bene. È bella, dai, adesso poi la laviamo bene. Ma anche c'è questa... le ruote in gomma? No, le ruote sono di plastica, però di sono plastica. Grosse, diciamo. No, aspetta. No, sono in gomma. No, sono di plastica, bene, sì, vecchia plastica. Bene, dai, anche questa non era proprio quella per beh, cui l'ho comprata. Poi ne abbiamo un'altra. Questa non l'hai comprata. Sempre anche questa, tutte macchinine usate, logicamente. A me poi piacciono queste usate perché hanno una loro storia, perché qualcuno
qualche bambino ci ha giocato, poi sono arrivate fino a noi Vittorio dopo dice 50 che anni. Ha giocato magari invece era un adulto negli anni vecchi. Allora, questo era il guarda, 73. Si apre il cofano. E si apre il cofano, vedi, c'è il motore dietro. Del 73 questa, sono anche queste macchine, diciamo, fantasy, eh? No, questa qua forse potrebbe esistere. Questa è una Datsun addirittura. Non esiste. Del 1973, Matchbox super fast, eh? È simpatica anche questa, poi l'abbiamo. Adesso veniamo un po' a quelle che per cui ho scelto. Sono silenziose queste qua. Hai sentito che silenziose che sono? Mica tanto questo. Eh? Mica tanto questo. Come no? Senti. Più o meno in confronto con la verde. Adesso questa è una delle due per cui ho comprato il lotto di macchinine, eh? Se vi dico quanto l'ho pagato non ci credete, praticamente solo questa, avrei comprato solo questa, diciamo, con questo, con quello che ho pagato. Perché quanto è costato? Ma pochissimo, guarda, con la spedizione tutto sarà costato. Ma come mi hai detto il costo? Comunque, non te lo dico. Questa è la Pantera, perché? Guarda che bella. Bellissima questa qua, mi mancava, eh? Ne stavo tenendo d'occhio qualcuna, però costano un sacco di soldi. Questa effettivamente è tenuta anche bene, vedi, Crafio? Sì, è giocata, però è tenuta bene, guarda, è perfetta quasi. Devo dire che è quasi perfetta. Non contento perché solo questa merita l'acquisto. Sì, un po' rovinato l'adesivo qua, ma... No, a me mica piace tanto questa macchina. Non ti piace? No. È bellissima questa. Questa qua, quindi, è la De Tomaso Pantera ed è del 1976. È del 1976, bellissima, guarda, tenuta veramente bene, perché ce ne sono tante in giro, ma questa è veramente tenuta bene. Visto com'è bella ammortizzata? Guarda un po'. Neanche silenziosa. Allora, si vedevano le macchinine, si vedevano se erano ben tenute, sai da che cosa? A parte dall'usura della ruota, dei colpi, ma se cammina dritta. Non cammina dritta. Cammina dritta, sai perché? No, perché i bambini piccoli le schiacciavano, no? Quindi si piegavano le ruote e allora andava storta. Ma perché le schiacciavano? Questa va abbastanza bene. E beh, perché i bambini quando giocano è così. Capito, ma, cioè, ma cosa ti porta? Adesso, questa è una macchina speciale. Non so in che condizioni è, però solo questa allora, già vale molto molto di più di quella no, che ho pagata. Ma è rovinatissima, le ruote schiacciatissime. Vabbè, guarda, io lo so che ma non è... Ma il carro è anni 40. Questa qua è la... Vedi, c'è anche le ruote quelle sottili, non è una super fast, eh? Beh. Quindi vale anche di più questa. Perché? Vedi? Questa è la Lamborghini Miura Lesnar Production Matchbox Serie 33. Sì, è una delle prime super fast perché c'è il logo super fast, però... Guarda, la Miura, e c'è anche... Preferivo quella verde di prima. Guarda che di queste qua, ne ho viste, arrivano anche qualche migliaio di euro queste, in ottime condizioni. Ma questa... dove? Macchinina o macchina reale? No, macchinina. Macchina reale costa più di un milione. Mi ho valutato un milione la Miura. Però questa qua, guarda, nonostante tutto, sì, non è in perfette condizioni. Beh, in effetti, però si aprono le portiere. Si aprono le portiere. Insomma, e la collezione proprio, il bello è che è una macchina appunto giocata, quindi secondo me ha un valore in più, a me piace per quello. Ma a me adesso poi l'abbiamo tutte. Vabbè, quelle nuove ce le abbiamo, adesso per esempio quella Miura lì la confrontiamo con quella non giocata. Nuova, aspetta, Ma per la scatola lì non è ancora nuova. Con questa che abbiamo visto l'altra volta, quella ID. Io c'ero quando abbiamo fatto quel video. C'eri quando abbiamo fatto quel video, c'era la Miura ID. Sì, e lo vedete lì il video, ok? Ecco, questa qua è della Hot Wheels però. Ed è la stessa questa macchina. Questa qua è della Matchbox. Una è Matchbox e l'altra Hot Wheels. Sì, si vede che sono diverse, eh? Si passano anche qua 50 anni da quando l'hanno fatta una e l'altra. Molto bella questa qua, verde. Però questa è quella classica degli anni 60. Perché è una macchina giocata, capito? Non si la vendi la se vale 100 e se vale migliaia. E beh, se volendo uno la può rimettere a posto, poi la può vendere. Allora dai, cosa dici, Cracchio? Ti sono piaciute queste? Direi che qua io mi arricchisco. Ti arricchisci?
Eh sì, lo so che quando io... Vabbè, magari il tuo preferito è Temu, giusto per ricordo. Ah, per ricordo. E beh, allora ti ci metto sotto poi il prezzo per cui, al quale le puoi vendere, ok? Sì, ma pensa al 2050, non 2018. Vabbè, non lo so, magari... Cosa ne sai? Okay. Va bene, dai, parliamo di qualcos'altro, dai. Graffi, allora, questi sono i modelli super fast della Lesley, Matchbox Lesley. Lesley. Quindi hai visto che macchine facevano quando ero piccolo praticamente, eh? Dai, quale ti piace più di tutte? Quella... Ah, ma quella verde laggiù non conta. No, questa non conta perché l'abbiamo messa tanto per paragone. Quale ti piace? Quella verde, quella gialla. Quella gialla, questa qua. Sì. Vabbè, Graffio piace questa che, se non sbaglio, è una Datsun. Che si apre anche il motore dietro, eh? A me piace la Pantera, guarda. Ah, pensavo fosse carino. La Pantera mi piace. Sì, questa l'ho presa, a parte perché era nel blocco e l'ho pagato talmente poco, ho detto, ma guarda, si sta sbagliando. E c'è la Miura, cercavo queste due qua, questa e questa. Però devo dire la verità, non avevo voglia di spendere un sacco di soldi per la Miura, perché tanto sapevo che come modello non è bellissimo. Questa è più bella, come modello un po' sproporzionato, piccolina, però ho detto, vabbè. E se la trovo la compro e l'ho trovata in questa occasione qua, quindi sono molto felice di averle prese. Voi cosa ne dite? Allora, per me piace la Pantera e a Craffio la Datsun gialla. Allora, quindi niente, quindi Craffio, cosa diciamo? Iscrivetevi al canale, suonate la campanellina e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao.